Ciao. Lovely to be here. Return of Naples in Naples dopo 4 anni. 4 years? Sì, really? For 4 anni. Yeah. Quattro anni. My goodness. Yeah. In Naples, 4 anni. Domani sera. Yep. Domani. Troisi Teatro. Ok, ok. Il Teatro Troisi. Yeah. Che impression ha fatto Naples? Naples. What do you think about Naples and Peoples? Naples and Peoples. Is, yeah. I was thinking about this yesterday. Naples is very edge. It's very edgy. You know, you have all the beauty that Rome and Milan have in the buildings and everything, but you have a little bit of, you know, and I, no, really, it's got a really good edge to Naples. Forte, geniale, generosi. Tutte le bellezze della città, no? Yeah. It's the rebellious city in Italy. But Italy started in Naples, right? Yeah. You know, the people came and here first. In ancient Italian... Started here. Culture started in Naples. Quindi apprezza e ammira moltissimo la nostra città. Naturalmente domani sera ricordiamolo al Teatro Troisi, dove ci sarà questa meravigliosa serata, che avrà anche un contest di due grandi disc jockey e sassofonista Alessia, poi ne parliamo dopo in secondo momento. Allora, la leggenda degli Spence, tu suoni, sei polistrumentista? Yes, multi instrument. Saxophone, percussion, percussioni. Okay, music in general. Like the tutti frutti of music, really. Era più bello the makers of Spence. I love everything about the different years, the different epoch, you say, mm-hmm, epoca, mm-hmm, you know, of music and of the evolution of Spandau, mm-hmm, from when I was very small, to learn the guitar, to learn the percussion, to learn the saxophone, and you know, and to form a band. After Glory of the Journey. Journey to Glory, no? Yes. Yeah? 1981, giusto? C'è stata un'evoluzione 80, anche se... 80, wasn't it? 80, oh, maybe 1980. Anche nel look. Yeah, no? Look at that. Più classic, no? Could be in Spandau Ballet, look at it. magari facessi parte di Spandau. Il look dal 1983... è più classic, yes. Classic, formal, suit, okay. Before, no, be after, different. No. It's all different because it all changes. The music changes, it evolves. The music changes, the looks change, everything changes. And, you know, we've always tried to create new music and to create a new look. Mm-hmm. If anything, the success of True, when we were wearing the suits, everywhere in the world wanted to see us in the suits. So we were in those suits for like 2-3 years, and it was like, come on, enough of these suits, you know. C'era nel periodo degli anni Ottanta, no, anche come fenomeno social, no? Sociale, no? C'erano queste ragazze che si strappavano i capelli, Spans. Era un problema per voi. This is the problem. No, Spence per strada. The problem was... Yeah, the problem perché non avevate... come si dice? Non avevano... non eravate... Non riuscivate ad avere... privacy, yes. No, privacy. That's the problem. Yeah? Okay. The problem was that Italy is still one of the... Mm. One of my favorite countries to go on holiday. And we in the 80s, we couldn't go on holiday in Italy. We couldn't, because everywhere, as soon as you're on the plane, you know, if it's on Iberia, Alitalia, your pardon, then, you know, they would be like, please, sign up. And then, and it was really, it was the worst place to have a holiday. Noi abbiamo Aiardi che ci sta, giustamente. Enzo, allora, che cosa ha detto della... Allora, che... L'Italia ovviamente era il posto dove loro erano più famosi, tutto il mondo, certo. Però era anche il posto preferito dove fare le vacanze. Se tu sei certo, famoso al massimo nel paese che è il tuo preferito Capri, per le vacanze, diventa impossibile fare le vacanze. Ovviamente. L'aereo, assalti, autografi, e quindi poteva essere tutto tranne che holidays. But you know, can I just say, the great thing about Italy, it's probably the only country in the world where not just people, like fans of our own age,
like the band. It was the grandfathers, the bambini, everyone was into Spandau. There was no choice. It was like, Spence. You like Spandau Ballet, and that's that, you know. And it's the only country in the world, and it's still the same. Solo in Italia era così. Solo in Italia. Una domanda che ci hanno chiesto tutti di farti, no? I get it, I really get it. Ci hanno chiesto tutti di fare la stessa domanda. Allora, 1984-83 c'era Duran Duran e Spandau Ballet. Vi conoscevate? C'era questa amicizia, no? Simon Le Bon. Always a friendship. No problem. Always, there was never a problem. Okay. It was the prensa, it was the press, okay. You know, okay. The media. Mm. They and we marketing. Marketing. But we would be like you know. Era per un fatto di marketing. Come va? Are you going to the fiesta? You know, we would be. We remember in Sanremo you were together in Sanremo the same year. We were friends. But we never released a record at the same time. Just in case. 89, Division 89, no? Stop, no Division. Stop, Spandau 89. For 20 Age. No. Years. 20 years. You go in Ibiza. Yeah. Vai a Ibiza. Okay, I love, yeah. Yeah, I love. Mare, sole, music. No, but not just that, because Ibiza, I lived there for 12 years afterwards, and my children, my bambini, they grew up there. So, and I love the spirit of Ibiza. It is a very spiritual island, and that's what I found good solace, you know, solace, comfort. The other fanno cinema, no? Chi fa il cinema? Cinema. Well, chi? Gary? Chi fa il cinema? Gary Camp, Martin, chi fa il cinema? Oh, well, yeah. Ibiza. Yeah, exactly. Well, in Ibiza, that's when I always loved dance music, but of course, Ibiza is the epicenter, epicentro of dance music. The modern world, and still, probably. So, and that's why I do what I do now with this man standing over there, you know. Say hello quickly, Claudio. DJ, come on, Claudio. Hello. Come on, Claudio. Ciccone. Ciccone. Okay, and, your name nasconde il suo cognome, nasconde qualcosa. Ciccone, ragazzi, ci arrivate. Yeah. So, in Ibiza, while, you know, the Kemps were acting and being actors, you know, I was being... you know, just playing improvised saxophone or percussion with DJs, and I loved it, and I'm still doing it now. And in Italy, my first choice of DJ, and it's not a choice because there isn't any other. I like to work with Claudio. E credi che la canzone True abbia avuto questo grande successo soprattutto perché tu suonavi il sax divinamente, no? Cioè quel parte di sax. No, sono andato da te. Quello è stato il segreto del successo di True? One of the reasons of success of True and other was your I can't say. We see. Well, the judge didn't think so, but let's not go there. Diciamo noi che quel sax era divino. I'd love to hear you say that. Thank you very much. La ricerca di più sonorità nella tua rock pop new wave synth anche come possiamo classificare il genere? Spandau. A bit of everything. Romantic because pop. Okay. Because when we grew up you know everybody in the band has music they like. John Keeble, he loves heavy metal music. Okay. But he also likes to dance and he likes soul. Okay. And I think all of us in Spandau, we like soul music, we like dance music. That's why at the beginning it was very dance music. We also, Tony, you know, he loved Frank Sinatra, the crooners, the old voices. Yeah. And he brought that. I was very much Marvin Gaye, Al Green. Marvin Gaye, my God. And I brought that. Yeah, you know, Marvin Gaye. And, yeah. You know, and people bring different things into the band. Mm. So it's not one type of music, it's a mixture of everything that we all embrace, we all love it, and that Spandau sound is a bit of everything. Penso che sia chiarissimo, no, voglio dire, il suo genere, hanno portato questo genere che Spandau, che era romantico, e poi chiaramente gli Spandau che ormai ricantano, hanno fatto un remix di canzoni di degli Spandau Ballet. Domani sera, yes. You and
Ciccone Brother. Okay. Ciccone Brother. Yeah, Brother. Che cosa presentate? Your presentation. Well, what we do is it's really, I mean, we have songs that we know because we've performed a lot together already. Yeah. But when it becomes comfortable, we break it, and to make it more sort of like dangerous, and you know, so we don't really know what we're doing exactly. Okay. Do you know what I mean? Because, you know, we I'm always saying to Claudio, you know, do you have any new tunes you can do it? And sometimes he will put one on, and it's like, what is this, you know? But then I go, right, okay. I'm thinking where to change. Yeah. Il remix che fa lui, anche le miscelazioni, sono quelle che poi danno una novità, new age, no? It una novità alle tue canzoni. But it's really important to keep it improvvisazione. Improvvisazione, sì. It's all improvised. Everything is different every time we play. Even the same songs, maybe, will be different every time. Domani only date, una unica data. There's only one, but then we, you know, we do this occasionally, and then all of a sudden there'll be another one. Okay. Bang, you know. So ma Napoli, one, so. Napoli ti aspetta ancora a braccia aperte, no? Sure. Yeah. Assolutamente. In the summer. Addio. So we can go on the beach. Innamorati di Steve. Grazie ancora a te. Ho finito, possiamo andare a chiedere delle cose importanti, no? Volevo chiederti, noi nel 2009 c'è stata la reunion del gruppo, ma Adley l'anno scorso, Tom Adley va via. Motivazione? Il motivo? Il motivo è Tony Adley. Il motivo è lui. What can I say? Il motivo è lui. Perfetto. Grazie ancora a te. E niente, adesso state lì perché abbiamo l'intervista ai nostri amici Ciccone, che ci parleranno la serata di domani sera anche di quello che hanno fatto. Grazie. Grazie, prego. Grazie a Steve. Un piacere. Ciao, piacere. Giornata meravigliosa dove abbiamo avuto e abbiamo ancora in studio Steve Norman, che domani sera sarà al Teatro Troisi, ma qui con me ho chi li accompagnerà domani sera, è Claudio Ciccone. Ciao Claudio. Buonasera, grande Ciro. Vieni Alessia, vieni, fatti inquadrare che ti devono vedere, perché voglio dire. Allora, tu suoni il sassofono divinamente anche, vero? Poi chiediamo a Steve se veramente suoni il sassofono. Naturalmente. Lui invece è un grande DJ, è vero? Diverto, sì. Siete stati 12 anni a Londra. Siamo vissuti a Londra per 12 anni. Avete imparato la musica, naturalmente, ci dobbiamo mettere un po' più stretti. Siamo divertiti artisticamente, socialmente e umanamente. Avete imparato a suonare, oltre che a fare musica, voglio dire, a riarrangiare i brani, no? Sì, siamo riusciti a vivere di musica, a sopravvivere o vivere. Vabbè, ragazzi, è Londra, la patria proprio della... Mentre tu sei di Piazza Nazionale, tu sei nata proprio a Scampia. Yeah. La storia che è bello, sanguigna, è viva, voglio dire. Sì. E poi proprio lì, se non mi sbaglio, Rita Pavone decide, insieme con Tendi Reno, di organizzare cosa? Che fate insieme? Dai, un live a Scampia, no, non sono informato, per carità. Me l'ha detto un uccellino, fate una bella cosa a Scampia per i ragazzi disagiati, naturalmente, e la fate divinamente, molto molto bene. E mi fai emozionare. No, ma figuriamoci, voglio dire. Poi tra l'altro collaborate anche con grandi, con Francesco Baccini, mi pare. Abbiamo lavorato, sì. Abbiamo un gran background dal 90, inizio, cioè fine 80 arrivare a oggi, cioè, ci siamo evoluti musicalmente un po'. Passando tra tante persone, diciamo. Sì, tanti gemellaggi, per carità. Nel campo assolutamente. Musica, sì. Allora, l'incontro che c'è stato con Steve Norman, lo avete cercato voi, vi ha trovato in un locale? Come è avvenuto, no? Facevate questa combinazione. Allora, una coincidenza astrale, però a livello territoriale. Nel senso, io vivendo a Londra, c'è un carissimo amico, andavamo a scuola insieme. Certo. E praticamente siamo messi a Londra, cioè, con Facebook siamo riusciti dopo un po' di tempo a ritrovarci tutte le persone. Parlo di 4-5 anni fa. E fondamentalmente da lì è partito un primo inizio di contatto. Ma stai suonando? Sì, faccio 70-80, un po' di house, un po' R&B, un po' tutto. E pensiamo delle serate qua a Napoli. Ho fatto due serate abbastanza belle a Napoli, 70-80.
Chi gli avete raccontato? Dopodiché, a Stevie lui, avete... dopodiché mi dice: ma che pensi di fare un set, live set, okay, okay, DJ live set, perché okay, poi Londra abbiamo fatto rave, molte cose, però sempre musica elettronica dal vivo, sax, voce, basso, io suonavo la musica elettronica. Ti fai anche poi i Kraftwerk, quelli molto, di Trans Europe Express? Sì, sì, sì. Ok. E come quando Londra è partita da là tutto, poi... Logicamente questo carissimo amico è Pasquale Cerza, eccolo. Noi abbiamo non i manager, ragazzi, che siamo pieni, avete visto? No? Se vuoi dire un aneddoto fantastico. Vieni, allora, me lo dici. Allora, dai. Sì, allora 2014. Alessia, stai. Allora, si chiama. Arrivederci, ragazzi. Da buon fan. No, no, al volo, eh. Da buon fan di Spandau e SWS, Sir Norman. Ho fatto un giro di contatti su Facebook per cercarlo. Okay. Alla fine, tramite un suo amico spagnolo, okay, Rafa, contatto Steve. Vabbè, Ibiza. Facebook era piena di fake. A un certo punto gli dico: Steve, scusami, ma Facebook è pieno di sei fake. Tu? Io ho bisogno di sapere che sei tu. Okay. Mi mandi un piccolo video. Okay. Ero in spiaggia, arriva il video, poca connessione, esce una foto di un asino. Donkey, mi hanno preso per il culo. E invece poi, tornando a casa, si apre tutto il video ed era lui. È venuto a Napoli. Ok. È nata questa sinergia fantastica che va ancora avanti e posso esserne solo felice. Allora, noi ci dobbiamo vedere domani sera, per assolutamente forza. Assolutamente. Quindi domani sera, tutti al Teatro Troisi, e vedrete uno spettacolo che è veramente una spanna unica al di sopra di tutto quanto normalmente, diciamo, viene proposto nel circuito napoletano. Okay. Non mancate. Perdonami. Allora, Alessia, ritorna dove eri prima. Claudio, allora, torna qui. Allora, i ragazzi che voi siete, voi quelli che fanno la serata domani sera, come nascerà e come farete voi la combinazione con i brani degli Spandau? Parti tu con il sax e rifarei delle cose. Dunque, domani sera al Teatro Troisi vi aspettiamo tutti per divertirci, perché sicuramente è una bella opportunità per questa splendida città, Napoli nel cuore. Io porto avanti questo proprio progetto di vita. Certo. E per questo grazie anche alla presenza di Steve, perché domani sarà veramente un flashback di quelle che sono stati le nostre esperienze bellissime degli anni '80, che lui ci ha fatto sognare. Ci rivelassi qualcosa del pezzo almeno iniziale. Esattamente, infatti ci ha fatto sognare e il sogno mistico e il nostro brano di apertura, che saranno I racconti di Ale, perché è impostato... È un tuo CD, sì, non mi sbaglio, I racconti di Ale, sì, tuo lavoro. Sì, è un nostro... È il vostro lavoro. Sì, cioè noi facciamo musica, produciamo musica. I racconti di Ale, bellissimo. Sì. Che anno è I racconti di Ale? Quando è uscito? E in realtà I racconti di Ale è uscito con la compilation... 2012? Vabbè, 2013. Mi sono sbagliato 3000, di poco. 3000 variazioni. 3000 variazioni. Sì, sì. Vabbè, è nato a Londra il sound, quindi ritornando. Allora, voi girate a Napoli, ma state anche in giro per l'Italia, perché chiamano dovunque a fare il set, no? Esattamente, perché con Steve Norman ovviamente abbiamo avuto questa bellissima opportunità, perché I racconti di Ale si basano con questa espressione di questi sax, no? C'è due sax che ovviamente sprigionano la sensualità della donna. Okay. Perché la donna non deve essere vista soltanto come un obiettivo ovviamente provocato e causato da quella che è l'espressione soltanto vista da un punto di vista fisico, ma bensì di una cosa molto più elaborata. E grazie alla presenza di Steve, possiamo mettere in evidenza ovviamente la sonorità di sax. E con il pop-up tour che abbiamo portato avanti in tutte le città, Milano, Roma, Cattolica, Firenze, ci siamo divertiti tantissimo. E domani sera al Teatro Troisi ci sarà questa bellissima... Un open night. Oggi si porta molto questa... Ricordiamo che c'è Jenny Guida che farà anche lui, no? Alla fine Lo conosco. Jenny, e voi siete certi, naturale. Però voi siete fantastici. Allora io direi, siccome siete stanchi, avete fatto, chiudo con lui naturalmente, chiudo con Steve. Allora voi se rimanete qui, perché mi dovete tradurre quello che io dirò. Se tu dovessi dire una frase o una parola per questo popolo che ti ama, che ti adora, è perché io ho coniato una piccola cosa per voi. Tu sei molto amato a Napoli perché prima della tua persona viene avanti la tua anima. Sì. È vero? È vera questa cosa? Ho detto una cosa terribile. No. Your alma,
invece del tuo corpo, prima del tuo viso, la tua anima, your alma. I still don't know what you're asking me. Lui presenta prima la sua anima. Me too, I don't understand. Okay. No. No. Traduca qualcuno perché. Soul. Oh. You are not just a good person, a great musician, but people really knows sweet. Your soul. You wow. introduce yourself with your soul. Ah. So people like your art, il tuo cuore, la tua anima. People love you, appreciate really you because sweet. Of your soul. Really, you think it's right? Is it's the best. Complimente, you could say. No, com'è difficile fare il fan? Il giornalista, il fan, guarda, è una cosa terrible. City of love, do you know, is, yes, so and but also that's I found my voice because I am quite a shy person. Not now, but I was a long time. Very timido, yeah, very timido. And okay. And but I find my voice through my music, saxophone, whatever. Okay. And I feel confident and empowered, you know. Come si dice dormire? Sleep? I non sleep tonight. No, no. Thank you. Grazie, Steve Lerman. Ciao, fratello Ciccone. Ciao, grazie. Ciao, ciao, dalla Domo di Napoli. Ci vediamo nel Napoli giovedì prossimo. No, mercoledì prossimo, ragazzi. Abbiamo Salda Vinci. Ciao, ciao a tutti. Ciao, domani sera, Teatro Troisi. Ciao.